Ciao a tutti amici di YouTube e non solo, quindi amici di Facebook, amici per uscire, amici di qua, amici di là, amici... Non importa, voglio iniziare facendo una premessa che questo è il mio secondo video dell'anno ed è il primo video serio che faccio, quindi se non vi interessano i miei video seri, volete solo i miei video del cazzo, non ci sono più su YouTube, avete tempo 4 secondi per cambiare questo video. Oh, che bello, siete ancora qua. Bene, oggi di cosa parliamo? Sì, dicevo, voglio fare il primo video serio. Mamma mia, questo mi fa proprio ridere. Tu che fai un video serio. Questo è bellissimo. Ok, questo mino non faceva ridere, sono pienamente d'accordo. Parliamo del nostro video serio. Oggi scusate se non vi guardo dritto nella videocamera, ma vorrei leggere qualcosina. Allora, il qualcosina del quale parlo è studenti e tecnologia. Questo cosa vuol dire? Non parlo che noi studenti e la tecnologia vuol dire che noi stiamo in classe e giochiamo con i telefonini come tutti fanno. No, sto parlando invece di una cosa molto seria, di un progetto che lo Stato sta avviando, almeno dovrebbe aver avviato, e quindi proverò a spiegarlo anche a voi. Voglio iniziare dicendo che, aspettate che mi avvicino, dall'inizio del 2012, con una progressiva riduzione dei testi cartacei, gli studenti e gli insegnanti sono entrati in una nuova era dell'insegnamento e dell'apprendimento scolastico. Sottolineo e ribadisco che il libro cartaceo sta arretrando e sempre più velocemente sta prendendo piede la tecnologia con i suoi tablet, notebook, ebook e smartphone. Bene, questa per me è la dimostrazione del perfetto connubio tra tecnologia e cultura. Ok, detto questo, io, essendo uno studente e quindi ragazzo, si vede, conosco molto bene i miei coetanei ed il sistema scolastico adottato dal mio istituto, come penso anche presumibilmente in tutti gli altri istituti. Quindi penso di parlare per tutti gli studenti. Scusate se lo faccio, scusatemi. Vabbè. Allora, vediamo qua. Mi preparo gli appunti. Sì, mi preparo gli appunti perché sennò mi scordo cosa devo dire. Non tutti sono ancora a conoscenza del fatto che nel precedente anno, cioè il 2012, è stato emanato il seguente messaggio. Secondo la circolare numero 18/2012 del Ministero dell'Istruzione, a partire dall'anno scorso i libri di testo devono essere redatti in forma mista, il che vuol dire che devono essere in parte cartacea e parte in formato digitale. Cioè devono essere completamente scaricabili da internet, quindi ognuno può averli sui tablet, sul PC, sull'iPhone, sull'iPad, su Kobo. Chi è Kobo? Non importa, scusate questa mia interruzione. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che non è obbligatorio comprare più i libri, libro cartaceo, ma dovrebbe essere possibile acquistare lo stesso, il libro, in formato digitale PDF e tenerlo quindi su PC. O il resto delle cose che userete voi è un problema vostro. Quindi nell'anno 2012 e nell'anno 2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei, cioè non vi possono obbligare a non usare il computer e non avere libri. Se voi ovviamente dovete avere il libro, ma potete anche averlo in forma digitale, cioè ecco qua. Il primo passo reale compiuto dal ministero, notato da noi studenti, quindi io parlo per loro, io ho notato questa cosa, a parte quello evidente che alcuni studenti, cioè alcuni istituti, che sono comunque pochi, hanno donato ad ogni alunno un tablet o un computer portatile con preinstallati i testi scolastici in PDF, facendo pagare alle famiglie quindi solamente l'importo relativo all'acquisto dei testi e null'altro. Questo l'hanno fatto veramente pochi istituti, invece dovrebbero adottarli tutti, questo è il mio piccolo parere insulso. Comunque, detto questo, quando perdo il filo del discorso, comunque, a parte questo, in quasi
tutti i libri del 2012, io ho notato che assieme al testo sono presenti anche i CD o i DVD che servono per adesso solo ad approfondire argomenti già presenti nel libro. Scusate, sto morendo. Oltre al PDF, si sta lavorando per sviluppare appositi forum di discussione, chat e videoclip appositi per materie. Quindi questa forma, secondo me, invoglia molto lo studente a, non dico proprio studiare, perché dai, sono veramente pochi quelli che studiano, però è molto meglio aprire il PC o il notebook o il tablet, tutto è molto meglio di aprire un libro, sicuramente. Questo non sarebbe altro che dei CD e DVD, non sarebbe altro che il primo passo del governo verso l'adozione di libri digitali capaci di offrire moltissimi vantaggi, che sono una corposa riduzione dei costi produttivi e quindi un prezzo minore per studenti e famiglie, anche perché personalmente quest'anno la mia come altre famiglie hanno speso molti molti soldi per i libri. Quindi massima comodità e leggerezza, anche perché portare un PC è molto meglio che portare uno zaino, ovviamente, che magari può arrivare anche a pesare 30 kg, il mio ne pesava 15 alle elementari, per dire. E poi durata limitata e massimo dell'interattività, quindi. Poi mi sembra di aver spiegato nelle mie possibilità ovviamente il tutto, e vorrei anche far notare che noi diamo per scontato i CD e DVD presenti nei libri, ma non lo sono, sono solamente un inizio di digitalizzazione scolastica, come la lavagna multimediale LIM, si chiama LIM, che dovrebbe essercene una in ogni classe di tutto l'istituto, invece io personalmente ne ho una in tutto l'istituto, quindi non va per niente bene. E comunque app dedicate sui vari iStore. Grazie per l'ascolto di questo importante argomento, a breve farò un altro video con alcuni consigli, se volete, per le vostre esigenze di studio, cioè cercheremo di capire insieme che PC o tablet, smartphone e cazzate varie vi possono servire, cioè più che altro cosa è più comodo per voi. Grazie di aver ascoltato questo video, spero vi sia interessato, anche perché è un argomento serio e nient'altro. Ciao a tutti. Ed ora passiamo ai saluti. Voglio salutare